È stata una lunga giornata, ma alla fine la Costa Concordia è stata liberata dalle rocce e staccata dal fondale dell'isola del Giglio. Un lavoro difficile che il maltempo ha costretto a posticipare di alcune ore sotto gli occhi dei media di tutto il mondo. Una delle partite più importanti che si gioca nel mare Tirreno è quella legata ai possibili danni ambientali. L'ingegnere Marcello Mossaverre, che fa parte dell'osservatorio per la rimozione della Concordia, prevede una valutazione non immediata. Per i risultati ci vuole qualche giorno perché abbiamo previsto un set di parametri piuttosto complesso. Complesso in questi termini, che andiamo a guardare sia le sostanze organiche, solventi, idrocarburi, quindi sostanze presenti appunto all'interno della nave, metalli che richiedono tempi di analisi un po' più lunghi, gli ftalati che sono un tracciante particolare e poi faremo anche dei test di tossicità. Nel mare del Giglio i lavori proseguiranno ancora. Un primo passo è stato fatto, ma la battaglia per liberare l'isola dal relitto, come ha detto il capo della Protezione Civile Gabrielli, deve ancora essere vinta.